Allora, buonasera, stasera c'è Criminal, Criminal in TV, come fumetti in TV, no? Crime, Criminal merita sempre, soprattutto queste storie che sono, questo è il numero 60 del 18 agosto del 66, chiaramente 36. Hola. Io quando ho comprato il fumetto avevo un terrore della colorazione, qui è andata bene, insomma, è andata in maniera dignitosa, ecco. Alcune colorazioni tendevano questa, insomma, qui si può vedere, insomma, una colorazione anche perché costa sui 6 euro, insomma, no, 5 euro, scusate. Comunque non è carissimo, ma insomma, io poi appunto non ci tengo più di tanto a averlo a colori, se me lo dovete colorare, coloratemelo, insomma, anche perché i disegni di Magnus meritano. Quindi, insomma, questa è migliore di quella della volta scorsa, ecco, secondo me qui ci può stare, colorazione più neutra, cioè. Quando si colora bisogna essere il più neutri possibili. Cioè, più neutri siamo è meglio, tanto non si può fare un Van Gogh, insomma. Un Picasso, direbbe Totò. Oh, queste siamo il 18, appunto, 18 agosto del 66, la cadenza era addirittura, scusate, settimanale, quindi Criminal aveva un successo pari sicuramente a quello di Diabolik. Poi perché Criminal è sparito e Diabolik è sopravvissuto, sto facendo anche l'anastatica, magari farò qualche numero sull'anastatica, avendo tempo, insomma. Naturalmente io preferisco Criminal, insomma. Però sono interessanti anche i numeri dell'anastatica, dove siamo arrivati credo al 16 o al 17, 16-17, l'ho messo a posto, non l'ho ancora letto, perché l'anastatica, cioè, a me fa... Il motivo appunto per cui preferisco e preferivo Criminal a Diabolik, questi sono, non so, non degli stessi, su per giù degli stessi anni, ma Diabolik ovviamente è nato 2 anni prima di Criminal, però è che qui c'è Max Bunker e Magnus, cioè, che sono veramente una coppia, veramente qui sono al top del top, cioè qui ho visto la soffitta di Pippo, che saluto, il commento anche gentile, mi aveva lasciato su Tarzan, che diceva non si ritrovava nel nuovo Alan Ford. In realtà, se uno vuole leggere storie di Alan Ford, deve leggere questi di Criminal, ma a parte la soffitta di Pippo, avrà letti sicuramente i Criminal di Magnus e Bunk, perché in realtà qui c'è tantissimo Alan Ford, per il lettore antico di Alan Ford, dei numeri di Magnus, qui c'è già Alan Ford, qui c'è già tutta Alan Ford, anzi alcune gag che sono qui, le ho riviste e riprese anche i numeri successivi di Alan Ford. Una delle gag più esilaranti di questo numero è sicuramente l'anonima omicidi, se l'ho rivisto forse in Alan Ford, no, l'ho rivisto in Alan Ford anche recentemente. Anonima omicidi, dove appunto questi killer a prezzi scontatissimi, $2000 a omicidio, quindi prezzo proprio popolare. Quindi, cioè, qui c'è il genio di Max Book. Cioè, Max Book io non lo potrò. Cioè, è ovvio, per esempio, il nuovo Alan Ford ho delle riserve, eccetera, ma da vecchio lettore, però, insomma, Max Book per me è Max Book, insomma, io. Max Bunker ha scritto queste cose assurde e comiciste. So. Qui c'è la gag fenomenale del marito che va a uccidere la moglie. Con questa la moglie. Io vedo queste vignette, le ho viste 1000 volte e mi viene da ridere sempre. Cioè, rido da solo. Io, cioè, quando leggo Alan Ford mi metto a ridere da. Cioè, questo, scusate, l'ho chiamata Alan Ford. E poi arriva la moglie. A parte arriva anche Lola per far uccidere Criminal, arriva la moglie. No, guardate queste cose di Magnus, cioè veramente, e per far uccidere il marito, e il killer decide che li ammazza tutti e due, così fa contenti tutti e due. Ed è un momento comico, che ovvio che, cioè, capite che se prendete la ristampa di Diabolik, la leggete in contemporanea con Criminal, sono due mondi diversi, nel senso che sono due universi che non si... Con due universi paralleli, nel senso, sì, in teoria Criminal e Diabolik sono personaggi noir tutte e due, ma è ovvio che ce le immaginate sorelle Giussani che la buttavano così sul goliardico, perché ovviamente, scusate, sto prendendo gli occhiali, sul goliardico, qui siamo sul goliardico, sul farsesco, ovviamente.
E ovviamente questo criminal è spettacolare. Dicevo, ora questo spoiler anche i numeri seguenti, che ovviamente perché questa storia, omicidio a colazione, va letta in sequenza con Il cavallo di Troia e Il segreto di Crimina, perché in questo numero non appare Lola, in questo numero non appare Lola e appare Gloria, è ritornata Gloria. Che sono numeri che a me piacciono molto perché Gloria in questi numeri è molto protagonista, aiuta Crimina nei suoi colpi, però cioè, è dissociata sta ragazza, diciamoci, ha dei problemi. Un giorno aiuta Crimina e il giorno dopo lo fa arrestare, nel senso che è ovvio che Lola tenta di far uccidere Crimina, bellissima questa scena di Magnus in bianco e nero renderebbe ancora di più, però che hanno scelto un viola che non dà, insomma, il bianco avrebbe reso di più l'effetto. Queste silhouette di Lola sono fantastiche e poi l'aiuterà nei suoi colpi, l'avevamo visto che l'aveva già aiutato nel numero 50. Mi sembra dove era in Svizzera, in un colpo precedente, e Lola è siccome appunto Gloria, scusa, io faccio sempre confusione. Gloria ha cercato nel numero sempre disegnato da Magnus, quello precedente, la superbia donna, di anche prima di sostituirsi a Lola, però Criminal nei numeri precedenti gli aveva detto no, qui gli dice un sì. Non si sa bene, ma questa volta è Gloria che dice no a Crimina, quindi è anche una storia molto. Secondo me la vera coppia era Gloria e Crimina, che però non possono stare insieme, quindi a un certo punto Gloria si metterà con Milton, che è l'ispettore Milton, e Crimina si metterà con Lola. Però secondo, cioè, è bello di tutte queste storie che Gloria, c'è cioè, il rapporto tra Crimina, Gloria e Lola. Lola in questo, veramente in questo numero. Non c'è proprio, non appare proprio, poi riapparirà, ma insomma è molto psicologico, nel senso anche i rapporti, ovviamente qui Crimina avrà anche un'avventura extra, non dico extra coniugale perché sarebbe troppo, ma insomma con una focosa bionda che è la pupa del boss, ovviamente non aspettatevi. Cioè, è ovvio, dice sì, nella prefazione di Gaspar ci ha detto sì, oggi sarà proprio, cioè, Crimina che insomma è sempre più farfallone, mentre Lola è più fedele a Crimina. Sì, certo, ma questi sono fumetti degli anni 60, comunque la psicologia, cioè veramente come Max Bunker ha reso la psicologia di Gloria, è veramente un piccolo capolavoro secondo me, cioè una cosa veramente fatta bene, cioè, sono numeri che. Vabbè, qui c'è il boss che ha scoperto che la moglie, la fidanzata l'ha tradito, il biondo. Sì, anche questo linguaggio, dov'è il biondo? So, questo linguaggio da film anni 60. Pupa, dov'è il biondo? So, beh, sembrano le canzoni di Buscaglione, eri piccola, vabbè, quelle cose lì, ma è veramente. Queste scene, cioè, questi primi piani di Magnus sono spettacolari. Cioè, questi numeri, io non so che dirvi di questi numeri. Poi, vabbè, la colorazione lasciamo perdere, c'è chi piace, chi non piace, però veramente io di rileggere queste storie mi provo sempre piacere. Poi l'ho già letto diverse volte, quindi ormai diciamo, non dico a memoria, ma insomma, su per giù, cioè, è ovvio che. Sono numeri abbastanza storici di Crimina, qui anche Gloria che è travestita da peccato però che Gloria che veramente come so come quelle anziane signore delle telenovelas che seguono con parte eppure sono storie ma vecchie bene questa è Crimina insomma Crimina che veramente qui merita tutto il nostro. Vabbè, anche i cattivi, insomma, questi criminali, insomma, piuttosto grassottelli, diciamo, e piuttosto viscidi, insomma, c'è anche sempre un giudizio morale, polizia corrotta, ecco, un film potrebbe essere Hard Boiled anni 40, sì, insomma, molto. Ma soprattutto in questo numero chiudo è il rapporto
che c'è tra Criminal, tra Tony Logan e Gloria. Poi fra poco scopriremo anche il segreto di Criminal, che è un numero che ovviamente chi non ha letto, vabbè, lo so, dove a un certo punto Max Bunker in questi numeri anche affinerà la psicologia di Criminal, perché nel segreto di Criminal, dopo il cavallo di Troia, dove appunto si rimanda all'Odissea, quindi insomma Omero, e nel segreto di Criminal poi scopriremo, insomma, Criminal sarà tratteggiato anche in maniera psicologica, quindi acquisterà più spessore, vabbè, anche Diabolik sarà il suo passato, ma anche Criminal, insomma, il passato di Criminal rispetto a Diabolik, ci sono delle ragioni, cioè c'è il motivo per cui Criminal è diventato Criminal, verrà spiegato in maniera anche abbastanza fatta bene da Max Bunker. Max Bunker, ripeto, è un grande, scusate, è un grande autore di fumetti, scusate, non da quel paese, giustamente, è uno dei capisaldi della storia del fumetto italiano. Poi può piacere o meno, ma è così. Max Bunker, Luciano Secchi, in arte Max Bunker, è uno dei capisaldi della storia del fumetto italiano. Quindi possiamo anche leggere la foto e dice sì, vabbè, non ci provo, Max Bunker è Max Bunker, cioè questo io, è ovvio, anche a me fa un po', quando leggo i nuovi Lanford, dico sì, va bene, però insomma io ricordo sempre che Max Bunker ci ha dato delle storie così, quindi, certo, sarebbe bello vedere una storia di questo tipo, di questo livello, ritornare in edicola, però insomma. E, insomma, il mondo è anche cambiato dagli anni 60 ad oggi. Il mondo fumettistico è cambiato dagli anni 60 ad oggi. Il fumetto degli anni 60 era un genere popolare. Oggi io mi sono accattato una barca di ristampe anche oggi. Quindi, tra Anastatica, c'è, cioè, tutto ristampe. Cioè, a parte Nathan Never, di cui ho parlato ieri, ma pochissime sono le cose nuove che io leggo ultimamente. Forse mi dovrò buttare sui manga anch'io, chi lo sa, ci butteremo sui manga, come diceva Totò, c'è chi, e poi dico, mi butterò sui manga anch'io. Il mio team dice, non, purtroppo ho dei problemi con manga, ma nel senso che non sono esperto, e poi devo trovare il manga giusto, alcuni li ho trovati, insomma, devo un po', anche perché sono cresciuto con questa roba qui, quindi sono cresciuto con questa roba qui, quindi a me risulta più faticoso rispetto a un ragazzino che ha iniziato a leggere manga da subito. È ovvio che io ho un po' il rifiuto del dinosauro, insomma, che rimango nel mio mondo di dinosauri, ma devo dire ci sto anche bene nel mio mondo di dinosauri, cioè non mi ci trovo male, ecco questo. Cioè, dice, ma io ci sto anche bene nel mio mondo, perché onestamente io storie con questo spessore psicologico non le leggo, ho letto vari manga, eccetera, ma storie belle così, ora dirò, sarò il vecchio che dice, ah, ma i miei tempi, uno che dice, quando c'era Criminal, che quando negli anni 60 veniva additato come esempio di fumetto che rovinava le giovani generazioni, eccetera, eccetera, di fumetto scellerato. E ora che siamo nel 2010, 21, 10, dico, ma quando c'era, fa un po' ridere questa cosa. Però io devo dire che storie, cioè veramente queste storie di Max Bunker, pur con tutta c'è veramente, sembra di vedere un film di Humphrey Bogart, insomma. Cioè, io rimango stupito pensando che questa è una storia del 66. Cioè, sì, certo, si capisce che è una storia invecchiata, perché, ragazzi, si capisce, però non è invecchiata. Cioè, mentre quando rileggo le Anastatiche di Diabolik, dico, beh, queste sono storie che oggi arrancherebbero. Mentre qui, niente, qui è. Per questo Max Bunker è sempre Max Bunker. E con Max Bunker è sempre Max Bunker, lunga vita Max Bunker, e quindi altri 100. E veramente chiedo a Max Bunker, ma perché non ci riscrivi un criminal spaiato, insomma, fai un criminal, tanto se devi fare quegli, vabbè, un mese, dice, sono un mese, ridacci criminal, tanto invece di stampare
faccio un criminal special, ecco, potrebbe anche essere mille volte meglio Pubblici che ci fa uno special criminal, che potrebbe anche essere un'idea commerciale, cioè per un riappare in edicola per un mese, una tantum criminal, cioè un criminal inedito di Max Bunker, non disegnato da Magnus ovviamente, ma da Peruc. Potrebbe essere un'idea, non ristampa, cioè devi fare proprio qua. Oppure, vabbè, ristampa che sta facendo la Gazzetta dello Sport, quindi si farebbe concorrere, perché penso che i diritti gliel'abbia dati, però voglio dire un criminal in edicola così inedito, bah, perché no, why not? Insomma, anche ambientato negli anni 60, c'è cioè un criminal inedito, una storia inedita di criminal, che so, qui riappaiono Gloria, Lola, insomma. Come faresti fare, dico, do del tuo no, do del lei a Maspo, farebbe il botto, signore. Umilissima, faccio come Fantozzi, mi umilio, dico umilmente, le scrivo, come la lettera di Totò Peppino di Benigni. Va bene, con questo chiudo, se no va troppo lungo, però secondo me è un'idea, un criminal, trovassi, pa, vai in edicola e ti trovi criminal nuovo. Pensate che spettacolo, che bellezza.